IdeaWebTV.it, oggi venerdì 12 aprile parliamo di un avvenimento importante che ha luogo ad Alba e che riguarda una delle aziende più rappresentative del territorio e della città. Ci riferiamo a Legea, una multi-utility, una società quindi di servizi di vario genere che presenta oggi il bilancio di sostenibilità. Sicuramente un documento importante e chiediamo all'amministratore delegato di Legea, Pierpaolo Carini, di chiarirci un po' il significato di questo documento, sicuramente significativo anche per l'opinione pubblica e per la cittadinanza in genere. Ben trovato ingegnere, buona giornata. Buona giornata a voi. Cosa rappresenta in concreto il bilancio di sostenibilità? Ma rappresenta l'esposizione non soltanto dei numeri del bilancio civilistico, che fortunatamente continuano ad essere buoni, ma anche più in generale di tutte le ricadute di carattere sociale, occupazionale, di investimenti che l'attività della nostra azienda, ma naturalmente può essere fatto su qualsiasi azienda, ha sul tessuto sociale produttivo del contesto in cui l'azienda stessa opera. Un 2012 quindi decisamente brillante per quanto riguarda i numeri di Egea in senso stretto, quindi? Ma diciamo, noi non abbiamo mai avuto numeri brillanti con grandi esplosioni diciamo verso l'alto, fortunatamente mai anche verso il basso. Abbiamo sempre avuto una progressione fortunatamente positiva sia nei termini del fatturato sia nei termini della marginalità, con un passo che noi amiamo dire montanaro o comunque contadino. Non erano magari entusiasmanti quando sembrava che l'economia dovesse crescere all'infinito fino al 2008, oggi possono apparire particolarmente buoni, ma in realtà continuano semplicemente una linea di tendenza che si è oramai stabilizzata da 15 anni a questa parte. E soprattutto prosegue, come avevamo detto poc'anzi in apertura, quello che è l'impegno di Egea per la comunità di riferimento. Ma questo assolutamente, oramai Egea, come tutte le aziende del nostro settore, per stare sul mercato non ha alternative nel proseguire un percorso di crescita che la vede essere diventata oggi il settimo operatore nazionale a livello assoluto. Quindi noi operiamo su tutto il territorio nazionale nella vendita di elettricità e gas, lavoriamo in modo molto importante sul territorio del nord-ovest, sugli assetti di tipo industriale ed impiantistico, e questo è inevitabile perché oggi bisogna avere numeri, struttura e organizzazione comunque abbastanza articolata per poter stare al passo con l'evoluzione che i tempi richiedono. Però il patto col nostro territorio è che noi vogliamo fare e continuare a fare dell'area che ci ha fatto e ci ha visto nascere il nostro spazio espositivo privilegiato. Quindi oggi ce lo possiamo permettere anche un po' di più perché le dimensioni di riferimento del territorio dove operiamo sono diventate relativamente piccole rispetto al tessuto di Egea, e questo ci dà modo, appoggiandoci un po' di più sul territorio nostro, dove fra l'altro assorbiamo il 92% mi sembra della nostra forza lavorativa, di avere un effetto credo particolarmente positivo un po' su tutti gli effetti, su tutti gli aspetti. Questa è la voce di Pierpaolo Carini, amministratore delegato del gruppo Egea, oggi per la presentazione del bilancio di sostenibilità della multi-utility. Grazie ancora ingegnere, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, buon fine settimana a tutti.